Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. Le giornate di mercoledì e giovedì vedranno l'arrivo di temporali anche di forte intensità al centro-nord, determinati da una bassa pressione che dal Regno Unito si avvicinerà all'Europa centrale. La giornata di mercoledì inizierà con il sole e con nuvolosità in costante aumento al nord-ovest, dove già saranno presenti le prime precipitazioni. Ma l'instabilità aumenterà durante il pomeriggio, con rovesci e temporali diffusi sull'arco alpino che tenderanno a coinvolgere anche le aree pianeggianti del nord-ovest. Successivamente questa instabilità riguarderà l'Alta Toscana, l'Emilia-Romagna e il nord-est nel corso del tardo pomeriggio-sera. Attenzione, tra la serata e la notte nuovi forti temporali tra Piemonte e Lombardia, possibili nubifragi, colpi di vento e grandinate. La giornata invece risulterà soleggiata e molto calda all'estremo sud, picchi di 35-36 gradi proprio sulle isole maggiori. La giornata di giovedì inizierà con nuvolosità diffusa sul nord Italia, rovesci e temporali sparsi che dal nord-ovest e in particolar modo dalla Lombardia e dall'Emilia tenderanno poi a spostarsi verso le restanti regioni del nord-est. Instabilità anche su parte del centro Italia, fra Toscana, Umbria, Marche, con temporali localmente forti proprio sulla Toscana. Qualche fenomeno anche sulla Sardegna centro-settentrionale. Ancora molto caldo sull'estremo sud peninsulare, sulla Sicilia, con punte ancora vicine ai 35 gradi. Attenzione anche giovedì a temporali localmente forti sul nord Italia, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Maggiori dettagli li trovate su meteogiuliaci.it. Da Andrea Raggini, buon proseguimento.